Dunque, questa signora è prigioniera, lei con suo figlio di 8 anni, di una strada, o meglio dei lavori su questa strada. Cosa succede? Succede che praticamente resto tagliata completamente perché ogni 3x2 questa strada viene chiusa per dei lavori che sostanzialmente non sono dei lavori proprio che la strada deve essere per forza chiusa. Però avendo il bivio di Parlasqua a 500 metri io resto proprio nel mezzo. E questo significa perdere quanto, diciamo, rispetto alla norma? Perdere minimo l'80-90% della giornata normale, quotidiana. Questo è il suo unico reddito. Sì. I lavori sono in corso da più o meno il 18 giugno e finiranno ad agosto. Lei ha fatto qualche protesta per, diciamo, proprio per la scelta di questa tempistica? Io ho parlato di persona con l'ingegner Selva, che è il signore che si occupa di questo lavoro. E che risposte ha avuto? Risposte che, diciamo, alla fin fine hanno sempre ragione loro. Cercano sempre di parare un po' la situazione a ogni domanda che le si fa. Continuerò Cosa farà? così, terrò comunque aperto e si va avanti per quel poco. La gente che viene qui a prendere un caffè, qualcosa da bere. Diciamo i fedelissimi, immagino, Sì, perché quelli del posto, bisogna i fare proprio una clienti fissi, scelta. Ecco, diciamo. che cosa le dicono? Le manifestano solidarietà? Vabbè, quello senz'altro, cioè vengono anche forse per una questione più che altro di solidarietà, ma non perché hanno voglia di farsi magari tutto il giro di Parlasco o che allungano la strada. Vuole cogliere l'occasione per lanciare un appello a quelli che non sono, diciamo, i clienti fissi. L'appello che posso dire è di venire a trovarmi se vogliono perdere i 2 minuti giusto di strada che devono fare per poi ritornare ancora a riprendere l'altra strada e venire a prendere un caffè. Noi siamo qui da una decina di minuti, telecamera accesa, non è passata ancora una macchina. No, questa mattina diciamo sono arrivate 2 persone, 2 clienti fissi a bere il caffè e basta, non ho ancora visto nessuno. Facciamo il terzo, dai. Grazie.